Signore e signori, buongiorno. Domenica 31 maggio, qui abbiamo dormito, siamo in Austria, a poche decine di chilometri da Semmering. Signore e signori, eccoci finalmente giunti a Spital, nella zona di Semmering. Torniamo ora ad Amoli. Penso Baldini anche. Qui chi c'è? Tosco? Che si intrattiene a parlare con Christel. L'anno scorso la strada avete fatto. Vai in Franklin, eh? Avvisio, poi su. Avete fatto grazie? Venite? No, abbiamo deviato prima. Non sono sbagliato. Siamo saliti e abbiamo forzato i 7 km. Abbiamo forzato perché la vettura carta usavamo di 5 km. Allora abbiamo tagliato su a dritta e siamo andati su un altro. Ecco, il padre non di questa manifestazione, ma comunque il padre è sempre presente. Suppanti che il numero 32. Come potete notare, non è semplice fare quella radice, lo slancio è anche minimo. Altro concorrente. Chi è? Baldini, si fa male comunque. Io qua posso filmare benissimo se vuole. Giapponese a Tori, seguiamo, purtroppo le riprese sono un po' ostacolate dalla massa di pubblico che segue questa prima prova speciale. Onda? Che onda è, Ezio? Sta visionando il percorso. Schreiber. Chi è? Desnoyer. Ecco, Legend. Grosso pilota. No, il numero 30. Londra. Forse cerca qualcuno nel pubblico. Kesterinen alla partenza. Ecco il finlandese di ghiaccio. Ecco Kesterinen.
Dai, c'è un 1, purtroppo è un 2, Vesterinen ne ha deluso, è un po'. Ratmel in prova. Su Montesa. Ah, peccato, peccato Ratmel, rimedia un 3, vero Ezio? 5? Ah, è retro, Iena all'orizzonte. Voglio vedere il descendo. Lampkin. Sta per prendere il via Lampkin su SVM, vero? Guarda che lavoro di spinte e di assorbimenti, anche se la prima parte del percorso potrebbe essere svolta a Miralago. Dai, c'è un 1. Ah, Lampkin purtroppo fa 5 la su Montesa. Sta vincitore. Dovrebbe saltare. Ecco lei. Eccezionale Cutar, peccato, c'è un 1. Certo che il giapponese Orgo, che sta visionando il percorso, e tutto sta facendo un macello con i diaframmi comunque. Legend in azione. Ecco il trattore numero 2. Detto anche trattore numero 2, finora chiaramente viaggia a zero, ma come avete visto la parte interessante è lo spunto terminale. Hai Legend purtroppo fa male. Partenza Galeazzi, sembra partenza Galeazzi. Ecco Galeazzi su SVM. Eccezionale, buono, hai uno per Soler. Altra grossa. L'urlo del il numero 6, sembra il 6 esattamente, eccolo, vediamo il punteggio, 1, è partita fra tanto in questo momento Vesterinen, eccolo, impegnato, sta per ultimare la prova anche Vesterinen, vediamo il punteggio, 0, è una prova abbastanza semplice, vediamo. Sta partendo in questo momento Legend, lo vediamo in un surplus, ecco entrato, la prova, si tratta della prova numero 4. It's a bit of it. Ecco, abbiamo delle difficoltà tecniche perché... Benissimo, chiaramente. Ecco, primo piano della Honda. Uno chiude la prima prova, uno prosegue la seconda in non stop. Ah, purtroppo il 5 o 3? 5, purtroppo.
Ecco ancora una volta il finlandese di ghiaccio, cioè c'è Vesterinen, finora viaggia a zero. Sai cos'è? Vorrei trovare una prova col sassone, con qualcosa di... Siamo ancora a zero, eccezionale Vesterinen, pare chiudere le due prove. Cosa ha fatto, un 1? Ecco, Soler, sta salendo Soler. È a zero finora, eh? Ecco, cerchiamo di riprenderlo qui. Subirà che non abbiamo ripreso prima su Pantic. A 2.20 addirittura. Ah, peccato. Seguiamo questo concorrente. Sempre a zero. Senti, col suo trattorino hai... Uno, ecco ora Bernie Schreiber su Italjet 200, 2.350. Sempre a zero Schreiber. Ecco, ora il concorrente Luft, concorrente mediocre. Vediamo, infatti ha già messo giù un piede con una vecchia Bultaco. Ah no, con Puck, moto Puck. Interessante la ripresa anche per la moto. Qua non lo vediamo, ci sono gli alberi. Il Cuttar, proviamo nella prova numero 8. Punto molto difficile questo, lo vediamo veramente in difficoltà con l'uscita. Vediamo il piano in questo momento di Burga, che ricordiamo vincitore in Italia dell'ultima prova di campionato. Molto bene in questo punto, estremamente difficoltoso del percorso, lo vediamo chiudere a zero molto bene. È entrato nella prova numero 8. Ecco il punto più difficile, a 1. Ecco un primo piano di della moto qui. Vinto frattanto della Rodolfa, ci troviamo qui. Inquadrato in questo momento ad Amoli. Primo piano del nostro ad Amoli. E non vediamo troppo soddisfatto per la prova, mi pare numero 1, vero? Cos'è successo alla prova numero 1? Ho sentito che c'è stato un sasso di troppo. Ecco la ricognizione della prova numero 8 di Adamoli. Partenza per Miguel. Radici, le fa 1. Hai in grossa difficoltà Miguel, purtroppo. Queste radici sono micidiali, avete visto? Mi si è spenta la moto. E quello con il giapponese come si chiama? Lo tocco col piede? Ecco, il padre che ammira la moto. Dai, portamo, dai. Dai, Subira. Via per Subira. Ecco le radici tremende, esce a zero dalle radici, bravissimo Subira. Prosegue Subira. Altre radici. 1-1 per Subira e chiude con...